Ciao a tutti, io sono Valentina e sono felice di essere qui con voi al Book Summer. Sono un'insegnante di scuola primaria, vivo in Toscana, mi piace leggere e anche scrivere, soprattutto racconti, fiabe e libri per bambini e ragazzi. Oggi non sono da sola, sono in compagnia di qualcuno che sono sicura conoscerete già. Volete vedere di chi si tratta? Guardate un po'! Ma certo, è Babbo Natale! Adesso però voi vi starete domandando, ma che cosa ci fa Babbo Natale al Book Summer? Non lo sa che siamo in estate? Certo che lo sa, però voleva essere qui con voi e anche portare una ventata d'aria fresca in queste afose giornate estive. Babbo Natale, insieme alle sue renne, è il protagonista del mio libro, Giallo Rovanieri, edito da Tomolo e Di Gio Edizioni. Si tratta di un libro giallo, appunto, come potete vedere dalla copertina, pensato per i bambini della scuola primaria, ma che può essere una piacevole lettura per chiunque, perché ad ognuno di noi può capitare un momento di difficoltà. Nel mio libro è proprio Babbo Natale ad avere un momento di difficoltà e di crisi, tanto forte da trascinarlo in fondo ad un vortice da cui non sa come uscire. Come farà? Grazie all'aiuto delle sue fedeli renne. In effetti, i momenti di difficoltà possono capitare ad ognuno di noi. L'importante è sapere che i problemi, i momenti cupi e le difficoltà, appunto, si superano con l'aiuto, l'affetto e l'amore delle persone e degli animali che ci vogliono bene, che ci stanno accanto e che ci amano. Adesso vi vorrei leggere un breve estratto del mio libro. Si tratta del punto in cui Babbo Natale rientra a casa, piuttosto nervosetto, e incontra Freccia, la sua fedele renna, caposquadra. Si intravede da questo pezzettino già il rapporto particolare di affetto, fiducia e profondo rispetto che lega Freccia a Babbo Natale. Freccia, vieni con me, devo parlarti, dice frettolosamente con una voce che non promette niente di buono. Ma la nostra renna sa come prenderlo, lo conosce da una vita. Era una cucciola di pochi mesi, quando Babbo Natale la trovò infreddolita in una cesta e decise di accoglierla nella sua casa. Si prese cura di lei, la educò e poi la fece diventare la sua fedele aiutante. La bella renna, dal manto dorato, lo considera come un padre, l'unico che abbia mai avuto. Sa che quell'uomo a volte è un po' burbero e brontolone, ma in fondo ha un cuore d'oro. Basta ascoltarlo senza contraddirlo, non prenderlo di petto, e poi farlo ragionare con calma. A volte si è presa delle sonore sgridate, ma è sempre riuscita a farsi perdonare. E dopo tutto, lui ha molte responsabilità, bisogna capire se è qualche volta un po' nervoso. Eccomi, babbo, mi dica tutto. Tra l'altro, ho anche io qualche cosa da raccontarle. Problemi con le renne? Qualcuna sta male? No, no, stia tranquillo. Godono tutte di ottima salute, per fortuna. Volevo dirle che stamattina è venuto un giornalista a cercarla. Gli ha parlato Cometa. Era interessato... Freccia non riesce a finire il suo discorso, perché Babbo Natale la interrompe. Non gli avrete detto che può trovarmi qui, vero? Con tutto quello che ho da fare, ci manca solo questo. Mi auguro che lo abbiate indirizzato dalla parte opposta di Rovaniemi. Lei potrà fare tutte le interviste che vuole. Freccia annuisce e conferma di aver seguito proprio questa strategia. Ben fatto, so che posso fidarmi di te. Per questo volevo parlarti. Il Natale si avvicina e noi non siamo ancora pronti. Tutti gli anni facciamo mille buoni propositi. Ci ripromettiamo di distribuire il lavoro equamente durante l'anno e poi arriviamo a dicembre con l'acqua alla gola. La verità è che sto invecchiando e quello che prima non mi pesava affatto adesso inizia a sembrarmi molto complicato. Devi starmi vicina, Freccia, conto su di te. E le accarezza il muso con la mano tozza e paffuta. La renna è quasi commossa, queste parole la riempiono d'orgoglio. È bello avere la stima di chi l'ha cresciuta. Le dà una soddisfazione impagabile. Bene, spero che questa lettura vi sia piaciuta. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, ringrazio gli organizzatori del Book Summer e la Tomolo e Di Gio Edizioni. Ciao, a presto!